prima un giorno passate, nel salone del nuovo pronto soccorso, nuovo, non avevano messo i paraventi. E io gli ho detto, ma come mettete il pronto soccorso se siamo avanti noi? C'aveva a disposizione, aveva a disposizione, ma tutto marito in mezzo a un'altra donna o tuo figlio ce la faresti stare. Andiamo con i paraventi, adesso li hanno messi, dopo che abbiamo fatto l'irruzione siamo entrati dentro l'appartamento dei Caprozzi, siamo proprio entrati. Detto, io rappresento la cittadinanza, non rappresenta niente perché ne è stato votato da nessuno, ma che sta a dire? Ma che stai a dire? Il giorno dopo hanno messo i paraventi, ma io posso fare sindacato un anno per tenere i paraventi o i monitor, non c'erano neanche i monitor. Un pronto soccorso che è costato più di 1.500.000 euro, una vergogna, adesso ci devono rimettere mano. E lì bisogna delle esternalizzazioni, come funzionano. Vabbè, cosa ti ricordo qualche altra cosa, la dico. Io non arrivo purtroppo, quindi parla a voi. Mi presento, sono Tommaso del Monte, sono infermiere 118, da 92 che sono in sanità. Allora, il problema che ha detto lui, che è condivisibile perché lo viviamo tutti i giorni, quello che non fa lui e che non fa il territorio lo fa il 118. Allora, il 118 ha delle macchine prestabilite per legge, la famosa legge di De Lorenzo. Non so se ve lo ricordate, De Lorenzo del 92, esatto. Ve lo ricordate De Lorenzo, perché è quello che ha istituito il 118, no? Poi insieme a Poggiolini, Lingotti d'Oro nel 92. Allora, il 118 ha delle macchine sul territorio, delle ambulanze. Latina diurne ne ha tre, diurne tre, notturne ne ha due. Non so se vi rendete conto il territorio. Terracina, quindi il presidio centro, ne ha due diurne, una notturna e un'automedica. Terracina, chi è di Terracina conosce il territorio come chi è di Latina. Io dal 92 che sto in sanità ho lavorato in ospedali romani, ho lavorato in ambulanze romane e poi sono tornato a casa qui. Allora, il discorso è questo, fondamentale, che a Roma come DG comunque hai un ospedale, qui no. Se vai sui Lepini e fai un'urgenza sui Lepini, io ho lavoro tuttora sull'ambulanza di Sezze, di Terracina, sto in centrale operativa, se fai un'urgenza a Sezze rientri dopo un'ora e mezza sul territorio e il territorio rimane scoperto, 40.000 abitanti. Ma non solo gli abitanti, è il territorio che devi coprire. Di notte, aspetta, poi ci arrivo lì, di notte, e mi ricollego a quello che diceva lui, che non bisogna chiudere gli ospedali geriatrici o le parti geriatrici. Beh, il CAD mi chiama, o mi chiama la persona, mi dice, oh, aspetta, il catetere è tappato. Chi gliel'ha messo, signore? Me l'ha messo il CAD, lo può chiamare. Come faccio? È notte, anche nel pomeriggio. Allora, io come faccio a dire a una persona di 80, 70, 90, dire signora io non l'aiuto, provate voi a chiudervi l'uretra e non fare pipì. I dolori arrivano al cervello, anche il neurone del bus ti dice devo fare pipì. La sinapsi, no? Ti comincia a dare l'inventore. Allora, come fa? Allora io faccio uscire la macchina. Poi però c'è un codice rosso, c'è l'incidente stradale come è successo ieri sulle coste di Sezze e la macchina più vicina stava a 25 minuti. Poi che succede? Ti denunciano. È la guerra dei poveri. Tu denunci a me e io mi devo difendere. Poi però se ti arriva il neurone in testa e fai una strage sei pazzo. Allora io voglio passare da pazzo da oggi in poi perché mi sono stancato. Piccola parentesi, ci hanno mandato via, ok, aspetta, ti dico un'altra cosa che è fondamentale, l'onorevole Forte che voi conoscete del PD, spero mai non mi capiti davanti, spero viva, io sono un libero cittadino, no? Sono anche sindacalista CGL, ma come dice lui preparate, se no non puoi parlare. Allora, l'onorevole Forte ci mise sui giornali l'anno scorso perché noi non volevamo uscire fuori, è andato via il centralista, come si chiama? Ci mise sul giornale perché dovevamo dare posto
alla Fondazione Roma per mettere praticamente la PET, l'attacco di ultima generazione all'interno dell'ospedale. Cosa hanno scelto? Hanno scelto la centrale operativa 118, costruita con i criteri 118 dalla famosa 1400 di De Lorenzo. L'unica cosa buona che c'era forse all'interno della struttura era proprio la centrale operativa 118, perché è costruita per essere centrale 118 con i criteri. Beh, ci hanno preso e ci hanno mandato a una scuola degli anni 50 qui a Latina, dove esatto, ecco te. Dove? Ecco, lui lo sa benissimo, perché lui è un collega di anni indietro. 36 anni. Ecco. Che fa? Ci hanno mandato a Via Vasubio con una spesa per la Regione Lazio enorme. Non la so la spesa, però so un piccolo, diciamo, una. 100.000 si diceva. Aspetta, poi c'ho un piccolo paragone. Vennero a sistemare la postazione di Terracina, ex Vigile del Fuoco, dove c'era il trasporto pubblico locale, hai capito dove sta, no? Vennero a sistemare questa postazione mettendo due condizionalità, una lampadina esterna, non so che cos'altro di cosa roba piccola. Quei ragazzi che sono andati a sistemare si sono dimenticati il. Come si chiama? Aiutatemi, la bolla esatto di pagamento della regione, che la regione dava all'Ares, e poi l'Ares se la fa scaricare. Beh, allora, non so voi se a casa vostra avete mai messo un condizionatore da 8.000 euro. 8.000 euro per fare due condizionatori. Loro hanno scritto messa in sicurezza dell'impianto, ma io non ho visto niente, ce lo so. 8.000 euro. Le sterilizzazioni sono una cosa. 8.000 euro, due condizionatori. Quindi figuriamoci nella centrale operativa quanto ci è costata. Che è successo? Adesso lì dentro è tutto chiuso, e lui ve lo può dire perché è un cantiere, hanno distrutto tutto. Questo perché? Perché un ingegnere dell'ASL ha capito l'inganno, nel senso che ha detto: io non posso cambiare una destinazione d'uso da centrale operativa a radiologia, di quel tipo di radiologia, con macchinari di quel tipo, perché la struttura non regge. Cioè io sopra a una sedia non ci posso mettere tre bancali di frutta che pesano 10 kg. Cioè, e non solo, ma bisogna fare. Quindi io non la posso fare. Gli hanno fatto talmente tante pressioni a questa persona che comunque lui ha retto il gioco e non ha firmato. Non ha firmato sta cosa. Non firmando, che è successo? Si sono rivolti, che la devono mettere adesso. Alla facoltà di medicina che sta a corso della Repubblica, che è un'opera di fondazione. Un'opera di fondazione. Esatto, ex molto mancato. Sicuramente sarà fatta meglio di quelle. Sicuramente, perché è inutile da 90, sicuramente. E quindi che è successo? Che adesso quella struttura è rimasta così. Quindi è rimasta un cantiere, e sarà cantiere vita natural durante. E noi ci hanno spostato di là. Quindi ci ha dato la cura e io gli ho risposto, io ci ho risposto. Però vediamo, via Vasubio. Ok, per quanto riguarda poi l'altra aziendale vero e proprio ASL, non è mai esistito da immemore tempo che ricordi io, dove invece esiste su altre aziende sanitarie, il Dipartimento di Risorse Umane. Il Dipartimento di Risorse Umane è fondamentale, perché se non c'è il Dipartimento di Risorse Umane c'è il voto di scambio. A Latina non c'è. Dipartimento Risorse Umane, cioè coloro che assumono le persone e dicono: la mia pianta organica mi servono 20 infermieri, 8 medici. Abbiamo visto l'ultimo atto, non risulta. Si chiama Risorse Umane, ma tu gestisci il personale, cioè. Sì, ma. Ma non c'è una lista, non c'è. No, ci deve essere un dipartimento, come c'è la UOC di chirurgia, ci deve essere la UOC di risorse umane. Perché questo, sapete cosa significa? Significa lo scambio di voti. Perché io faccio domanda nel momento in cui non c'è un concorso, perché Latina dal 1992 che non fa un concorso, dal 92 che non fa un concorso. Allora io faccio domanda per essere a tempo determinato, però Gaia mi sta più simpatica, faccio entrare Gaia perché non c'è una graduatoria.
Questo è fondamentale. È fondamentale. La quota di risorse umane non c'è. E questo è il voto di scambio, si chiama, a casa mia, perché tanto là tutti quanti i politici stanno lì e si dividono la parola. Sì. No? Tra politici e sindacalisti. Esatto. È la verità. È così. È così. Per quanto riguarda poi, lì, guarda, sono stati talmente fini, perché lì hanno messo gestione risorse umane, ma la gestione risorse umane deve avere una WOC, cioè deve avere un direttore, deve avere degli amministrativi, come in tutti gli ospedali. Come in tutti gli ospedali. Non c'è. Non c'è. L'ultima volta che ci siamo riuniti. Corradini è quello che stava alla risorsa umana, sì, però non c'è proprio come campo organica, capito? Come campo organica dell'organigramma aziendale, capito? Ad esempio l'Ares ce l'ha, come ha la formazione, come tante altre cose, perché comunque è fondamentale averla, perché tu vai a pianificare non solo la pianta organica, ma anche i carichi di lavoro che deve fare quella WOC. Ecco perché tu stai sotto stress, capito? È così. Come tutti per quanto riguarda, ma hai chiesto di Terracina fondi dell'ambulanza? Automedica. Allora, a fondi poi abbiamo altri due mezzi, in H24, che Terracina non ce l'ha ancora in H24, perché è stata tolta quella in H24, è stata messa l'automedica in H24, con medico e infermiera a bordo, ma è una vettura che va in appoggio. Siccome avevamo bisogno comunque, perché succedeva questo, per evitare, cioè la popolazione giustamente, il medico di famiglia non c'è, perché il medico di famiglia non c'è, non capisco perché non si devono concorsiare e quindi fare un mega ambulatorio e quindi togliamo anche i VP e il personale VP lo mandiamo a lavorare. Sì, ma è stato un fallimento, ma perché? Perché i medici di base, i medici di famiglia come i pediatri, signori miei, è una lobby incredibile, cioè prendono 6-7 mila euro al mese, un chirurgo che sta in reparto ne prende la metà, cioè è fondamentale questo, perché se ci fosse il medico di famiglia, io chiamerei il mio medico di famiglia, come in altre realtà, in Emilia Romagna ci sono consorziati, allora che succede? Ok, vabbè, allora. Okay. Io volevo fare una domanda a lui che lo faccio un po' ciò, chi non vuole fare quello di parte, quindi facciamo un giro di così tutti possono fare. Io sono un ospite, provengo dalla Sardegna, per cui ho un'analisi territoriale differente. Non posso contribuire, ho un'esperienza pedagogica, una formazione pedagogica. Quindi mi dai i tecnici, non so, io la signora Rida che ha. Poi facciamo il dibattito. E poi la signora non lo avete invitato, sono il presidente dell'ordine dei medici. È l'unico che si presenta sempre, onore a lui. Allora c'è un'altra gente. Sì, io mi presento, sono Appia Antonelli, non sono un operatore del settore e sono qui per aumentare la mia formazione sull'argomento. Candidato a sindaco di Fondi. L'unico che c'è nella provincia. Io sono Katia Brusca, sono di Terracina, sono un osso, un'operatrice sociosanitaria. Anche se sì, ma io non sono impiegata nel sistema sanitario, quindi non svolgo direttamente questo lavoro. Però la mia formazione è stata fatta direttamente nell'ospedale Fiorini di Terracina. Allora, io volevo mettere in evidenza un paio delle cose per quanto riguarda specialmente sia l'aspetto dell'assistenza domiciliare a Terracina e dell'ospedale. Per quanto riguarda il pronto soccorso, a Terracina il sovraffollamento del pronto soccorso è dato anche dal fatto che
intanto l'assistenza domiciliare è quasi del tutto assente da qualche anno. È stato riattivato soltanto pochi mesi fa grazie a dei fondi regionali a cui il distretto socio-sanitario ha fatto accesso. E quindi l'assenza dell'assistenza domiciliare sul territorio, ma anche un altro aspetto: nell'ospedale di Terracina praticamente è stato chiuso l'accesso esterno al servizio di radiologia, ci si accede soltanto attraverso il pronto soccorso, quindi praticamente questo influisce alla grande sul affollamento, perché chiaramente tanta dell'utenza per poter accedere anche semplicemente a un piccolo esame deve necessariamente passare per pronto soccorso. Questo è uno degli aspetti. Scusate, per quanto riguarda lo 048 Terracina è difficilissimo accedervi. Spesso avviene che ci si accede soltanto per tramite conoscenze dirette, quindi il medico fa il lavoro di turno. I follow up non funzionano, i tempi del follow up non esistono. L'accesso alla radiologia da diversi mesi, non so bene a quanto risalga la circolare interna. Praticamente appunto è stata destinata unicamente al pronto soccorso, per cui non, come vi ho detto prima, non ci si accede più. Sappiamo però che i dati ufficiali non corrispondono a quelli ufficiosi, per cui vi invito ad ascoltare realmente anche gli operatori che ci hanno già dato la disponibilità diversi mesi fa a intervenire direttamente sul posto. Siccome poi in questa situazione c'è, cioè, poi chi accede per conoscenze, perché è così, esatto, nel senso, se tu telefoni, esatto, ti dicono no, nel senso non c'è disponibilità. Però se, sappiamo, si conosce, esatto, se si conosce il medico di turno, purtroppo non siamo riusciti a trovare, provi questa cosa, perché è difficile, e poi pure gli operatori non hanno. No, però abbiamo la disponibilità di operatori. Ci sono delle persone che aspettano la vostra presenza. No, disposti a... Ha detto basta che vengono, accettiamo i computer e hanno tutto. Quindi quando volete si può fare questo intervento. Sono già mesi che ci aspettano per quanto riguarda questa cosa. Poi verificatela, vediamo un attimino insieme se è possibile farlo. Uno degli aspetti importanti, secondo me, su cui appunto fissare l'attenzione, come diceva anche Tommaso, è quello dell'aspetto organico. La mancanza di organico, anche a Terracina, fa in modo che alcuni operatori che vengono assunti dalle cooperative di servizio vadano a svolgere delle operazioni sociosanitarie per cui non sono preparati e non sono formati. Quindi c'è la persona assunta per eseguire semplicemente l'igiene degli ambienti ospedalieri che svolge un servizio ad esempio di barelliere o di operatore sociosanitario. Abbiamo detto questa cosa, l'abbiamo detta. Oppure addirittura sostituiscono. No, no, ma l'abbiamo visto, lo verifichiamo. Queste persone ha fatto una denuncia, cioè, è vero che queste persone si verifica chiaramente anche stando all'interno dell'ospedale. Per le assunzioni di chi deve farlo, e quindi adesso cominciano a lamentare questa cosa. Gaia, posso finire un attimo? Sì, scusami, un altro intervento che volevo fare era proprio anche sulla i corsi professionali, ad esempio proprio per OSS. Alcuni appunto operatori dell'ospedale stesso ci hanno segnalato che a volte anche corsi di qualificazione professionale destinati anche ai futuri OSS praticamente vengono avviati, anche riconosciuti giustamente dalla regione, vengono avviati addirittura dai sindacati. Chi vi accede? I figli di. Non vengono addirittura neanche pubblicizzati. Sulla formazione c'è una situazione. C'è una... Abbiamo fatto l'interrogazione di questa cosa, cioè, e anche per quanto riguarda, cioè questa qua per gli operatori, ma anche per quanto riguarda, cioè, il caso, anche noi abbiamo la facoltà di infermieristica, infatti, sugli accessi di infermieristica
diciamo che c'è anche un altro, un'altra denuncia. Sì, volevo fare un intervento anche su questo. Pare per, allora, un aspetto importante per quanto riguarda i Fiorini sono proprio, è proprio la presenza dell'università. Per quanto riguarda la facoltà proveniente dalla zona campana. Sì, è sempre già una cosa. Sì, ma questa è infatti, anche lì bisognerebbe un attimino prestare un po' di attenzione. Quali sono i processi per cui si accede alla facoltà? C'è già una denuncia? Fatta da chi? Da chi ha subito già una, non sapevamo nulla. Però non c'è stato dato seguito. Cioè, nel senso, non c'è una sentenza, c'è un'indagine, c'è stato uno scorso sui giornali, questa denuncia, si parla addirittura di test manovrati, cioè manomessi, quindi c'è un po' di accesso, perché comunque la provenienza non è, cioè, nel senso, noi conosciamo il territorio, possiamo capire la pericolosità, però non è un fattore determinante per una denuncia. No, manomissioni dei test che sono state, cioè le denunce sono state fatte per questo. Un'altra cosa per quanto riguarda la carenza di organico, volevo ad esempio portare alla vostra attenzione l'utilizzo dell'istituto dell'ASPI. Quindi praticamente vengono utilizzati operatori che fanno delle sostituzioni notturne, anche ci hanno detto operatori di dell'ospedale di Terracina, 800 euro a notte. Per abbattere che vanno a sostituire, appunto. Però poi mettono a quattro TAC massime giornaliere, quindi con una macchina acquistata a bei milioni di euro, che potenzialmente potrebbe lavorare giornalmente il doppio, non la fanno lavorare, quindi bloccano a quattro interventi, però poi a 800 euro a prestazione te lo mettono in Alpi, cioè, e questo è spreco, vogliono risparmiare, ma in che modo vogliono risparmiare? E ci hanno invitato a fare attenzione sull'utilizzo anche delle ripetitività all'interno dei vari reparti. Quindi c'è molto da lavorare sull'ospedale del Fiorini di Terracina. Allora, io sono Rita Milita, sono infermiera professionale, ho studiato con Tommaso, quindi eravamo colleghi di studio, adesso amici, perché io lavoro per la Polizia di Stato, quindi sono un'infermiera che presta servizio al Ministero dell'Interno. L'ospedale di Terracina e di Fondi, gli ospedali di Terracina e di Fondi a me stanno a cuore perché i nuovi li ho visti nascere. Io mi diplomavo e gli ospedali stavano nascendo, chiudevano i vecchi, aprivano i nuovi. Io e Tommaso abbiamo visto proprio le carenze e la non volontà di assicurare una degna sanità sul territorio centrale. È stato solo e spero non sia più uno scambio di voti, un litigio continuo tra Fondi e Terracina, l'ospedale mio, è un continuo, quindi quando, come ha detto Gaia, basterebbe che i due ospedali avessero rispettivamente delle eccellenze, perché io ho visto il nuovo atto aziendale, ma loro vogliono comunque mettere le due medicine, le due chirurgie, cioè a che pro mettere una chirurgia senza una rianimazione? Quindi che cosa vogliono fare di chirurgia? Le appendicectomie? Cioè Baiano è andato via perché gli hanno chiuso la rianimazione. Baiano è uno che ti opera i tumori. Cioè, io dico, se n'è andato, ha smantellato, perché dice, se io devo operare solamente due volte a settimana, perché posso avere solamente la rianimazione in quei giorni, io non posso mettere a rischio un paziente. No, non è possibile.
una ginecologia che non ha una neonatologia? Cioè, ma che tipo di ospedali vogliono improntare sul territorio? Specialmente quello di Latina. Cioè, io sono d'accordissimo con Gaia. Cioè, ci devono essere 3 ospedali. Il danno ormai è stato fatto su Fondi e Terracina, perché ne bastava uno decente a metà strada. Però possono essere integrati. Adesso certo, ma devono esserlo. E poi al Capirossi, scusate, per dimenticare di dirlo, di trasferire l'università dall'ICOT, che è privato, all'ospedale di Fondi, che non ce l'ha, mentre comunque, cioè, noi paghiamo, almeno l'anno scorso, su 80 milioni di euro. Gaia, scusa, scusate un attimo, due parole sull'ICOT. L'ICOT è una struttura privata, ma che prende fondi regionali, prende DRG come pronto soccorso, ma il pronto soccorso non funziona come dovrebbe, perché non ha alle spalle la struttura, quindi gli dovrebbe dare lì la società Giomi, al pronto soccorso che prende soldi pubblici. Attenzione, allora se io non prende soldi pubblici pure per i costi letto, prende costi pubblici, allora, intanto perché ha un parificato, prende soldi pubblici e non funziona. Okay. In più gli prende la regione e la convenzione la stanno facendo anche per l'università. Anche per se io devo alleggerire il pronto soccorso di Latina, no? Io devo alleggerire il pronto soccorso di Latina, io lì devo portare soltanto codici verdi che non hanno bisogno di. Perché se arrivo con un codice giallo, con un trauma di un osso lungo, l'ICOT mi dice io qui non ho possibilità di farti accedere perché non ho la radiologia, perché la radiologia la notte, la radiologia la notte è soltanto con la reperibilità, invece dovrebbe essere H24, e non ho la possibilità perché non ho il chirurgo disponibile. Poverini, sembra che questo privato sia in deficit, vogliamo aiutare. Però prende soldi pubblici dalla regione, come e né quando un ospedale, attenzione. Infatti, anche per esempio, e qui mi ricollego a Katia, per quanto riguarda gli accessi di radiologia, se io voglio prenotare, e mi è capitato, cioè è capitato, poi io non sono andato dal direttore sanitario perché alcune volte io poi mi incavolo, vado dritta proprio per la tangenziale, perché andare lì e chiedere io voglio una radiografia ai piedi, mi dice no signora, qui non prendiamo appuntamenti, però c'è Villa Azzurra, cioè ma tu struttura pubblica mi demandi, cioè quella era da denuncia. Quella era da denuncia, perché se mi avessero, cioè è assurdo che tu promuovi una clinica che lavora sui DRG. Una clinica assurda, per quanto riguarda il territorio della Cina, fa un sacco di cose che l'ospedale non fa, la della gioventù, cioè i malati terminali vanno lì. Ma è bene che sia questo, ma deve essere settoriale. Un presidio, almeno un po'. Dovrebbe essere una cosa complementare, non che il privato fa tutto quello che non fa per niente. Non è possibile. Come posso RSA? Andiamo in territorio, cioè noi dobbiamo ricordarci che nel territorio noi non abbiamo neanche le strutture fondamentali. Ma poi anche per esempio i poliambulatori, le broncopneumologie, cioè io, cioè. Un pseudo broncopneumologia, un servizio, ma se dovessi aspettare gli appuntamenti con il recup, mio padre, perché mio padre fa sotto ossigenoterapia, io dico sempre, meno male che hai una figlia infermiera che ti valuta e sa come intervenire, perché a quest'ora, io ecco perché sono entrata nel mondo dell'ospedale di Terracina e ci tengo, perché i miei stanno in una botte di ferro, mi ci manca solo l'iberrazione perché so come trattarli, 87 e 78 anni, quindi mia madre con 3 cancri, quindi cioè ho un bel po' da fare a casa, ma io penso alle persone che non hanno la possibilità e non sanno a chi riferirsi, cioè io devo lottare per ogni cosa. Ma non è possibile, non è possibile. Il diritto alla salute è un diritto. O vogliono cambiare anche questo nella Costituzione? Cioè, è vergognoso. Sì,
raccomando, proposte, soluzioni, ragioniamo su... Se ci vuole arricchire un pochino. Dottore? No, c'era un attimo. No, loro hanno parlato. Ma io mi chiamo Cesare De Prosperi, faccio parte della Cina e volevo dire una cosa, per scendere quello che successe prima della costruzione dell'ospedale della Cinefondi con quel famoso meeting sulla costruzione di qualche cosa che doveva dare sia a Fabrizio Bale come a me dall'altra parte, qualcosa, uno strumento in mano per poter avere più voti. Io dissi, ma perché non facciamo su altri mentalisti slevi lì dove c'è il confine da terra Cina e inizia, mettiamo un pilone avanti, un pilone avanti, qui facciamo un ospedale, stiamo un po' più. Poi per esempio la Lamborghini, la Fabrizio Bale, che chiamavano Stati Uniti in seminario, poi dopo anni mi disse, però c'avevi ragione, adesso siamo di nuovo a questo discorso. Ma quello che dico io, tanto quello che si farà, farà tutto quello che si discute, ormai è deciso che alcune unità verranno eliminate. Nell'Ottocento che si faceva? C'era una stanteria, arrivava il paziente, se era proponibile allora in immediato, se no lo trasportavano con il carretto, dico io, con la diligenza, all'unità centrale nelle grandi, diciamo, nelle grandi città come Napoli, Roma, eccetera. Oggi noi non abbiamo il carretto o la diligenza, oggi possiamo disporre di eliambulanze. Cioè, se vogliamo fare una cosa vera e andare vicino a una realtà che tanto non cambierà, perché i quattrini servono a chi se li deve fregare e quindi non si investono negli ospedali, non ci mettiamo in testa cavolate. Guardiamo in faccia la realtà e siamo propositivi, dobbiamo essere propositivi. Vogliamo concentrarci sulla possibilità di creare veramente i presupposti in loco, di dare una possibilità di immediato intervento e poi semmai e l'ambulanza prepara il paziente, lo porti là, sac, immediatamente inizia l'operatore. Hanno speso 5 milioni di euro. Non devo dire niente. La proposta dell'ambulanza, 5 milioni di euro sono partiti. Cioè mi stava dicendo che hanno speso 5 milioni di euro per la pista di atterraggio. Ma lui è solito indagini forse. Quella è vero che noi dobbiamo la situazione delle isole che mi dispiace che non siano rappresentate mai, però noi dobbiamo una situazione grave, perché non hanno neanche un ambulatorio, viene attivato un ambulatorio che dentro c'è 118 e Protezione Civile insieme lavorano 3 mesi l'anno, dopodiché non c'è più nulla. Diciamo che c'è stato il nostro collega Zelante che voleva invece aprire nelle isole di Quanto e Mentotene degli ambulatori specialistici, cioè non hanno le cose fondamentali, però se qualcuno deve fare la vita specialistica lo voleva aprire. Quindi insomma diciamo che la situazione delle ambulanze è fondamentale perché noi oltre le isole abbiamo dei posti difficilmente raggiungibili, tutta la parte dell'Interland. E quello che diceva Tommaso insomma è vero. Non per niente noi abbiamo il 44, l'elicottero. La Regione Lazio ne ha 3 elicotteri e uno ce l'abbiamo noi. Se ce l'abbiamo noi è un motivo che sarà. Ma certo, ma io cioè, la cosa non va sottovalutata perché noi abbiamo un territorio in alcuni punti difficilmente raggiungibili, isole e situazioni montane. Però insomma di questa cosa prendiamoci cauti perché insomma sono aggappato, è stata già fatta una denuncia perché naturalmente è uno da quelli bloccati, non so, perché è stato fatto nel periodo di Mafia Capitale, quindi. C'è un po' uno scenario cupo alle spalle, sì, ma come un sacco di cose. Io ti dico, quando abbiamo avuto modo di parlare con la cabina di regia, che è venuta la signorina in commissione, non è stata in grado di assolvere ad un dubbio. Ad un dubbio. La signorina di la signorina, come si chiama? La di Basso. No, la come si della cabina di regia che è venuta in commissione con Capirossi, con l'Asler, la bionda carina, la brava. Lei comunque lei è venuta a nome della giunta, cioè a nome della cabina di regia della sanità della Regione Lazio, quindi come Regione Lazio. Tutte le domande, non ha dato una risposta definitiva a nessuna delle domande. Com'è? Questo è quello che fa la cabina di regia, ma io non voglio essere ripetitiva, però considerate che lì è tutto blindato. Cioè non riusciamo. Cominciamo da qui. No, ripeto, cioè mi tante cose, bisogna andare con i carabinieri, anche nei consiglieri, perché neanche i miei consiglieri, dai, li prende, quindi
Irene quando va a fare le ispezioni agli ospedali. Lei dice, cioè noi con il gruppo stiamo pagando più gli avvocati, cioè per ricorsi al TAR di atti negati o atti fatti male. Querele perché Davide, per quando lui, nonostante insomma, stia assorbendo il suo ruolo ispettivo, i vari dirigenti, direttori che si sentono intoccabili, che si sentono i padroni dell'ospedale, utilizzano, questa è l'intimidazione, scusa, intimidazione politica. Parli di querele, ma quante querele hai preso? Per il momento che ne sappiamo due o tre. Ma poi nell'esercizio delle proprie funzioni da consigliere regionale, tra l'altro, ma tutto lecitamente. Ma sì, però, passare il microfono così magari... No, nel senso io dico, magari saranno cose che non andranno avanti, o che un giudice spera della lungimiranza del giudice che si trova davanti alla pratica e dice no, questo procedimento non si può fare. Però voi vi rendete conto che è un'intimidazione al lavoro del consigliere, perché noi non ce ne può fregare, noi abbiamo deciso che accantoniamo i soldi e ci paghiamo le spese legali. Però questo è un modo di intimidire. Anche solo la minaccia di querela è un modo per intimidire il lavoro. Sono i padroni, messi lì per fare il lavoro dei padroni. Io avrei voluto far vedere il direttore dell'ASL, poi è appena arrivato neanche 6 mesi, parla di roba sua, di un territorio che non conosce. È un direttore amministrativo che viene dal Veneto e sembra che non abbia capito bene dove si trova, no? Perché io lo dico, secondo me lei non ha capito bene questa. Direttore sanitario io ci metterei, calerei proprio un velo pietoso, io non lo so. Io non lo so perché non sono un medico, quindi non posso valutare, però dalle risposte che ci ha dato alle nostre domande, allora io questo vi dico, la situazione non è facile, noi cerchiamo di ascoltare i territori proprio perché non ci arrivano le risposte da dove ci devono arrivare. Cerchiamo di ascoltare i medici, cerchiamo anche, io voglio dire, loro. Anche loro hanno una bella responsabilità, perché fino ad oggi anche i primari si sono fatti la guerra. Sono fatti la guerra e sono lì. Io ho un grande rispetto professionale per Baiano, che ha salvato la vita a mio fratello. Quando all'ospedale di Terracina gli avevano dato un antidolorifico, lo hanno dimesso. Siamo andati a fondi, gli ha salvato la vita, gli ha fatto un intervento di 5 ore. Però sappiamo benissimo come mai sta lì. Perché? Che capacità politica ha quella persona. Questa è la sanità nel Lazio, diciamo la provincia di Latina ha uno specchio particolare, vi ripeto, non abbiamo, io sulla casa della salute, sui lavori fatti, la casa di salute di Forni, di Sezze, scusate, senza cartelli, con l'impossibilità, non ci volevano fare entrare, due consiglieri e una senatrice della Repubblica. Durante i lavori? Durante i lavori il cantiere è ancora aperto. È un cantiere fatto, cioè senza le minime norme di sicurezza, abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti in evasa. Quindi, potrei raccontarvi, Davide ha fatto talmente tanti atti che probabilmente ha difficoltà a pubblicarli, ma vi dovremmo far vedere che tipo di lavoro stiamo facendo, anche per capire, perché la sanità è un mondo a parte. Legge a parte, tutto blindato, tutto chiuso, non è facile, noi abbiamo uno staff di 2 persone del gruppo che lavorano esclusivamente sulla sanità del Lazio e considerate che nel Lazio c'è Roma, cioè nel senso che non è un lavoro facile. E poi mi dispiace che non ha rappresentato nessuno del dono svizzero di Forni oggi, perché quello è l'altro, quello che dovrebbe essere l'idea di primo livello, come l'idea di secondo livello. Per fare l'idea di primo e di secondo livello ci vuole una struttura, fondamentalmente, una struttura, cioè un edificio, un palazzo che possa ospitare questo tipo di... Toccavo, ho detto, quest'anno avremo molti cantieri all'interno. Sì, esatto, quindi già si può lavorare adesso. Il nuovo scorso ha detto avremo polveri, ma polveri di stelle. Infatti, aspetta un altro. Già non so di 5 stelle, sì. No.